La credibilità politica, radici, forme e prospettive di un concetto inattuale. È il libro scritto insieme al professor Guido Gili, in cui cerchiamo di raccontare e analizzare un tema oggi molto rilevante, quello della credibilità politica. Per la verità, un tema sempre presente all'interno del dibattito e della discussione, che nasce da conversazioni con il professor Gili, che è stata la persona che ha avuto l'idea originaria di questo libro e che lavorava da tempo appunto su questa tematica. All'interno del volume si cerca di ricostruire la genealogia della credibilità politica ed individuarne le radici. Sono tre le radici per l'appunto della credibilità. Tre radici che attraversano la storia della politica occidentale e si stratificano nel corso del tempo. La prima è la radice della conoscenza e della competenza. È da esse che può scaturire il riconoscimento della credibilità nei confronti di un politico da parte del cittadino elettore o di una popolazione. La seconda radice è quella dei valori, valori che possono essere politici e quindi di comunità, di popolo, oppure valori che possono essere personali, che hanno a che fare con l'onestà, con il disinteresse, con l'autonomia e l'indipendenza delle persone. E infine la terza radice. Esiste anche una dimensione affettiva della credibilità e quindi la credibilità può appunto scaturire anche dall'attaccamento, dall'affettività. Io ti riconosco credibilità perché ti voglio bene e sento che vuoi bene a me. È una dimensione quasi etologica, è una dimensione che ha a che fare profondamente con il pathos, appunto con la dimensione sentimentale delle comunità umane. Naturalmente c'è una credibilità delle istituzioni, c'è una credibilità degli individui che cerchiamo di affrontare all'interno del libro e c'è un tema che riguarda il circuito, il trasferimento e la circolazione della credibilità. Così come la credibilità ha di fronte a sé dei rischi, delle patologie, promesse, minacce, alibi, le strategie di discredito che servono a minare la credibilità degli altri e le strategie di recupero per cercare di ovviare e di recuperare la credibilità persa. Infine, all'interno del volume si cerca, dopo tutta una serie di esempi, di racconti, di individuazione di figure che nel corso della storia della politica sono state credibili, figure più antiche ma anche figure più recenti, di definire due assi, due direzioni di marcia all'insegna delle quali provare a ricostruire la credibilità. In questo volume individuiamo insieme a Guido Gili una delle due dimensioni nel lavoro sulla leadership. Oggi più che mai i leader hanno bisogno di essere credibili, soprattutto in un contesto fortemente minato di crisi quasi sistemica, quale quello rappresentato dall'emergenza sanitaria del Covid, e dall'altro il ritorno della comunità. Nel senso che non vi può essere credibilità per il leader se non riesce appunto a costruire una connessione e a presentarsi come figura credibile, degna di stima, con una reputazione affidabile all'interno di una comunità. Una comunità fatta di persone e di individui che mantengono la loro singolarità, la loro individualità, per l'appunto che è un portato significativo e importante delle trasformazioni, soprattutto della postmodernità più recente, dalla fine degli anni 60 in avanti, ma che al tempo stesso non possono non essere aperte a sviluppare legami sociali con gli altri. La credibilità politica deve lavorare e può lavorare per l'appunto anche superando le lacerazioni e facendo sì che gli individui non siano isole a sé stanti, non siano monadi isolate, la grande minaccia dell'individualismo estremo, assoluto e selvaggio, ma siano aperte agli altri, a sviluppare tra loro forme di coesione e modalità rinnovate per l'appunto di legami sociali. Una comunità intesa non come un luogo chiuso, riserrato, una piccola patria, ma una comunità inclusiva nei confronti degli altri. Perché, ed è questa una delle tesi portanti del volume La credibilità politica, la credibilità è una relazione che ha come corrispettivo, nel tributare una relazione tra i singoli che diventano comunità, il loro leader, quella della fiducia. Non c'è credibilità senza fiducia e non c'è fiducia senza credibilità nei confronti di un leader. La dimensione relazionale è un portato fondamentale, essenziale che struttura la politica, che troppo spesso viene dimenticato e che nel libro
scritto insieme a Guido Gili, La credibilità politica, edito da Marsilio, cerchiamo di riscoprire e di riportare al centro del dibattito e della discussione, a partire per l'appunto da un concetto che è diventato inattuale.